Buongiorno e bentrovati. In molti di voi mi hanno fatto una domanda alla quale ho sempre evitato di rispondere fino ad ora. E la domanda che mi hanno fatto è la seguente. Mi hanno fatto la domanda se è meglio tenere i cavalli con i ferri oppure scalzi, quindi senza ferri. Io ho sempre cercato di evitare di rispondere a questa domanda per via che è abbastanza complicato dare una risposta definitiva, anzi in realtà non si può dare una risposta definitiva. Premetto che io non sono né un maniscalco né un pareggiatore, di conseguenza non me la sento di dare dei giudizi tecnici. Io ho le mie opinioni, ho le mie tra virgolette competenze, poche ovviamente in quel settore lì, però non me la sento di dare delle spiegazioni tecniche o delle motivazioni tecniche. Io posso portare solamente quella che è la mia esperienza, quello che mi è stato raccontato dai pareggiatori con cui sono venuto in contatto e con i maniscalchi con cui sono venuto in contatto. Quindi veramente prendete questo video come la mia esperienza e basta, prendetelo con il beneficio del dubbio e poi ognuno si deve sentire libero di portare avanti la propria idea, formandosi, informandosi e poi dopo fare ciò che ritiene più opportuno e più conveniente per sé e per la salute del suo cavallo. Per quanto riguarda la mia esperienza, io posso dire che fino al 2013 io ho sempre tenuto i cavalli ferrati e ero fermamente convinto che non potessero stare senza ferri, perché ritenevo che l'utilizzo che ne facevo io non fosse idoneo per un cavallo senza ferri. Avevo paura che potesse portargli dei problemi e di conseguenza evitavo di tenerli senza ferri. Nel 2013 poi ho avuto non so neanche se chiamarlo un'illuminazione, un'esperienza, comunque fatto sta che ho avuto dei problemi con la mia cavalla, la Flinger, e decisi di fare una prova e tolsi completamente tutti i ferri. Ovviamente non è stata una passeggiata, perché c'è stato comunque, come mi era stato già predetto dal pareggiatore, c'è stato un periodo di circa un annetto in cui la cavalla non andava benissimo, ogni tanto aveva degli ascessi, delle piccole sobbattiture. Poi una volta che il piede ha cominciato a riformarsi, diciamo a riadattarsi a questa nuova condizione, le cose poi sono andate tutte in discesa, la cavalla ha ricominciato a avere tutte le sue competenze da un punto di vista appunto di movimenti, di piedi e quant'altro, e quindi io poi dopo non ho più avuto problemi. Ho avuto problemi poi qualche anno fa, ma per altri motivi. Ho avuto problemi un paio d'anni fa con una laminite dovuta però al cushing. Non so se voi sapete che malattia è il cushing, comunque diciamo è una malattia che deriva da una disfunzione ormonale, quindi non ci incastra nulla con la parte dei piedi ferrati o scalzi. Detto questo, la stessa cosa l'ho fatto poi anche su tutti gli altri cavalli, i miei e di Simona sono tutti senza ferri, e devo dire che ad oggi non abbiamo mai avuto problemi per l'utilizzo che ne facciamo noi facciamo passeggiate, facciamo trekking, facciamo un lavoro in campo, in piano, e quindi per ora non abbiamo avuto grossi problemi. Perché dico per ora? Perché metto sempre questi condizionali? Perché purtroppo dipende molto dal cavallo. Dipende dal cavallo, dalla razza, dipende dalla fortuna che abbiamo, dipende dalla genetica. I cavalli che abbiamo oggi non sono i cavalli che avevamo 100 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa. L'uomo costantemente continua ad allevarli e non li alleva portando avanti quei cavalli che sono più sani di piede, ma li alleva portando avanti quelli che sono più belli, più veloci, più forti, più versatili, più facili da addestrare, ma non si sono mai messi gli allevatori a selezionare cavalli che hanno un piede più bello o migliore. Di conseguenza è chiaro che si è andata un pochino a impoverire la capacità del piede del cavallo di poter vivere
e essere utilizzato in determinate condizioni senza l'ausilio del ferro. Poi ci sono delle eccezioni, ci sono delle razze che sono più idonee a stare senza ferri, ci sono delle condizioni ideali con cui possiamo aiutare il cavallo a mantenere il piede in un certo stato. Cosa voglio dire con quest'ultimo discorso? Che decidere se tenere il piede del cavallo scalzo, il nostro cavallo scalzo o ferrato, non è semplicemente togliere il ferro, ma comporta tutta una serie di abitudini che devono cambiare, che vanno dal muovere il cavallo o far sì che lui possa muoversi molto di più rispetto a un cavallo ferrato, all'alimentazione. Ci sono degli alimenti che sono più idonei per far sì che l'unghia sia robusta, sia dura e versatile, altri alimenti che non sono idonei in questo. Ci sono dei cereali che, tra virgolette, detto in maniera brutta, fanno male all'unghia, e ci sono invece degli alimenti che fanno bene all'unghia. Quindi si apre un mondo. Cioè, io non posso decidere oggi ho il cavallo con i ferri, domani lo sferro e buonanotte, chi si è visto si è visto. Lo puoi fare, ma se funziona è per fortuna, non perché c'è stato un processo di riadattamento del piede che in una notte si è adattato a essere utilizzato senza ferro, ok? Bisogna pensarla in maniera un pochino più grande. Al momento che io decido di fare il salto, cioè passare dal cavallo ferrato al cavallo senza ferri, dovrò prima di tutto trovare un pareggiatore serio e professionalmente preparato che mi possa aiutare non semplicemente a pareggiare il piede, ma anche a darmi tutti i consigli che servono per me, per il mio cavallo e per la condizione dove faccio vivere il mio cavallo, a far sì che l'unghia possa migliorare e possa adattarsi a questa sua nuova condizione. Prima di tutto il cavallo deve muoversi tanto, non può essere tenuto giorno e notte in box perché appunto, come dicevo prima, ha bisogno di muoversi tanto, ha bisogno di muoversi su terreni duri, per cui se io ho un terreno fangoso che per la stragrande maggioranza dell'anno mi sta è poltiglia, non va bene perché l'unghia mi diventerà morbida perché si adatta al terreno dove sta. E tutta una serie di condizioni che dovete chiedere al pareggiatore, sono veramente tante, e il pareggiatore vi saprà dire esattamente qual è per voi, per il vostro cavallo, l'alimentazione più corretta e come andare a modificare quelle che sono le sue normali condizioni di vita giornaliere. E anche poi il lavoro, dipende dal fondo su cui lo lavorate, dipende dal tipo di attività che fate, trekking, passeggiate, strade inghiaiate, strade battute. Sono una miriade delle condizioni che dovete mettere tutte insieme e ragionare. Altra cosa fondamentale è che il cambio tra ferri e senza ferri non può essere fatto in una notte. C'è un periodo di tempo in cui il cavallo si deve riadattare. All'interno di questo periodo le cose possono non andare esattamente come ci piacerebbe. Ad esempio può uscire fuori qualche ascesso, può venire fuori qualche sobbattitura, cose normalissime che fanno parte del processo di adattamento del piede. Altra cosa che mi sento di dirvi per mia personale esperienza, poi magari non è così in tutti i casi, è che dovete evitare di selezionare la figura professionale sbagliata. Nel senso, se io ho un maniscalco bravissimo, super bravo, con tutte le credenziali del mondo, non necessariamente è un bravo pareggiatore. E se io ho un bravissimo pareggiatore, non necessariamente è un bravo maniscalco. Mettere il ferro richiede tutta una serie di competenze e il pareggio per mettere il ferro non è quello per far andare il cavallo senza ferri. Quindi il pareggiatore fa bene il suo mestiere e quindi pareggerà l'unghia in una certa maniera che gli consenta al cavallo di stare senza ferri. Il maniscalco pareggia l'unghia perché sa che poi dopo andrà a mettere il ferro. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, poi ovviamente ci sono le eccezioni, nella stragrande maggioranza dei casi i bravi maniscalchi sono bravi maniscalchi ma non sono bravi pareggiatori. I bravi pareggiatori sono bravi pareggiatori ma non sono bravi maniscalchi, quindi non pensate di poter trovare una persona che è tuttologa. Non esistono tuttologhi,
a maggior ragione in un ambito come quello. Mi siete mai chiesti come mai i veterinari, se c'è un problema sul piede, chiamano il maniscalco e non fanno loro, ok? E anche il veterinario ha studiato e ha fatto un botto d'esami, no? Per cui uno potrebbe dire, allora ne sa anche il veterinario potrebbe fare il maniscalco. Sì, ci sono dei veterinari che fanno anche i maniscalchi, ma normalmente il veterinario si occupa di una cosa, il maniscalco si occupa di un'altra, il pareggiatore si occupa della solita cosa che si occupa il maniscalco, ma vista da un altro punto di vista. Quindi non vi lasciate trasportare da facili dicerie che a volte si sentono un po' in giro per le scuderie. Tenere il cavallo scalzo non va bene, oppure tenere il cavallo ferrato non va bene. Dipende da una miriade di cose e quindi dovete un po' vedere qual è la cosa migliore per voi e per il benessere del vostro cavallo. Spero che anche questo mio monologo, questo mio video vi sia servito, non tanto nello specifico nel scegliere, ma almeno nel cercare di vedere un argomento così complesso come il piede del cavallo da un punto di vista un pochino diverso, un pochino più, come si potrebbe dire, fare un pochino più una overview, un volo a distanza e cercare di capire quali possono essere le variabili che entrano in gioco quando facciamo delle scelte del genere, positive e negative. Mettere tutto sul piatto della bilancia e vedere quali sono le condizioni migliori che possiamo trovare facendo un certo tipo di scelta. Abbiamo un intruso che ci viene a trovare. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un commento, fatemelo sapere. Se avete delle domande e vi posso rispondere, lo farò volentieri, e noi ci vediamo la settimana prossima.